Attention. Don't Look Up, in buona sintesi, un filmettino mediocre, forse neanche ben fatto, con un framing gas fiction gigantesco. DiCaprio bravo come al solito. Certo, Idiocracy è gigantesco a confronto, pulito, abrasivo, ma soprattutto non è fazioso come Don't Look Up. Fanno anche le vittime adesso. Il metodo scientifico, l'attacco al complottismo, il negazionismo, la scienza di qua e di là. Ci sono centinaia di medici oggi nella realtà che sono stati radiati, perseguitati, minacciati e anche uccisi. Hanno cercato e stanno cercando di far vedere in tutti i modi possibili i danni devastanti che stanno facendo questi sieri genici e sono tacciati di negazionismo, complottismo e fascismo. Qui stiamo parlando di un medico pagato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi da noi cittadini. È per questo che io chiedo che cosa si può fare. Abbiamo sentito quali sono le sue affermazioni. Non vuole parlare. Facciamogli, cioè, parlasse lui. Io francamente questa cosa è incommentabile. Cioè, io lo vedo bene come quando ha tagliato il kiwi e la pera, così fa una bella tagliata di frutta. Nemmeno Vesalio, quando ha scritto De Humani Corporis Fabrica, scriveva stupidaggini del genere. Quindi lui dice che ha insegnato all'università, non so manco quale, non so nemmeno quali specializzazioni abbia, ma francamente non stiamo parlando con un medico, stiamo parlando con uno studentello di medicina che ancora non ha aperto manco un libro. Oh, questo signore, lo chiamo signore, e sono sicuro che questo signore non sa manco che è un ribosoma, cioè non sa manco come funziona un vaccino. Se gli chiedo qualcosa sui vaccini non sa quante pubblicazioni ha fatto nella sua vita. Però me le deve far vedere adesso, eh? Le faccio io una domanda, nel senso che capisco che il ministro non può mettersi su questo livello di discussione. Ma no, come fai? Ma però il tema del denaro pubblico e del medico di base è una cosa che non si può trascurare. Ma con queste dichiarazioni credo che rimarrà medico di base ancora per poco. Facciamo una cosa. Però se mi interrompete non possiamo. Va bene, ma avanti. Io ho capito che la sua linea di difesa, no, perché io non è che le do la tribuna la così. Difesa, io allora noi abbiamo fatto ascolti. Noi abbiamo fatto un'inchiesta per denunciare che un medico che prende i soldi abbiamo abbassato per cortesia. Non mi pare una buona ragione per dire che le cose, che le bestialità che lei dice possano essere sostenute. Se le vuole sostenere. Ma io non dico bestialità, io parlo di realtà, di realtà, di realtà. Ma quale realtà? Intanto, che i vaccini non servono? Ma cosa? Che il Covid non esiste? Ma cosa dice? Faccio una bella cosa, guardi, la procura, vado a denunciare non il ministro della salute, denuncio il viceministro Sileri come responsabile di questi morti, anzi, visto che dice che l'intubazione non serve, che i monoclonali non servono, che il vaccino non serve, faccia una bella cosa. Ma magari è andato. Denunci me, poi però attenzione. Poi tutte le conseguenze sono le sue. Guarda caso DiCaprio da dei fascisti a quelli del movimento Don't Look Up e l'associazione malcelata con i QAnon rivela lo scopo politico del film e la sua faziosità. Il riferimento alla questione ambientale poi è lapalissiano e DiCaprio uno dei massimi testimonial pro ambiente. Poi mostrano sui social la polarizzazione estrema della realtà, ma nascondono che è mostruosamente creata ed eterodiretta dal mainstream in processi decennali e preparatori ad eventi come appunto la pandemenza. Perché il mainstream, in una situazione come quella che stiamo vivendo nella realtà, ha bisogno come l'aria di questa polarizzazione, l'ha creata e amplificata anche attraverso questi filmetti. Immaginate che la cometa sia la sovrappopolazione e che la scienza debba fermarla in tutti i modi possibili, per esempio con la sterilizzazione di massa globale. Sarebbe da considerare negazionista, complottista, antiscientifico e financo fascista chiunque si opponesse? Spero di sbagliarmi. Sarebbe una terribile tragedia. Attention.